Raccoglierò dentro fragili equilibri nuvole di sbiadite conchiglie, appagando le fraternità dell'amicizia con voli di fraterne attenzioni. Nell'inconscio della quiete, nei mattini dell'anima, profanerò le offese con giorni di gaudiosi incensi, così che l'arroganza dell'inimicizia sarà esecrata con il canto dell'anima. Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata dell'arte della bellezza. Allora, mamma mia, questa sera avremo un tema bellissimo, un tema pieno di colori, perché sarà dedicato interamente all'amicizia. L'amicizia non solo tra due persone, ma proprio come concetto di vita. Quindi l'amicizia intesa in tanti, veramente tanti aspetti. Allora, i nostri ospiti, avremo una persona, una persona che rappresenta un'istituzione, perché è un assessore, l'assessore di Gradara, e poi avremo le nostre due donne protagoniste, perché anche questa sera, come la scorsa puntata legata all'amore, avremo due cambi look, quindi non uno, abbiamo veramente raddoppiato. E nella sezione arte avremo il nostro artista che si è cimentato per quanto riguarda la scultura, quindi in arte, legato al tema dell'amicizia, vedrete delle cose meravigliose, la poesia con il nostro Gastone Capelloni e soprattutto i nostri meravigliosi, fantastici professionisti. Allora, partiamo subito con... andiamo a conoscere le nostre due donne protagoniste di oggi. A dopo. Come per annunciato, vi presentiamo queste due bellissime amiche. Ciao! Ciao, allora, Francesca! Micaela e Michela. Sono due amiche, tema oggi l'amicizia, quindi... Allora, l'arte della bellezza. Vi state affidando ai nostri professionisti? Perché? È una sfida tra amiche? No, sto scherzando. No. È un gioco, non una bellissima avventura. Ma perché avete deciso di mettervi così in gioco? Ma penso che sia anche il pensiero della mia amica, poi sentiremo Micaela, è una cosa nuova per entrambe, è una cosa, un gioco veramente, e anche una cosa da fare insieme, come amiche ci piaceva tantissimo. Sì. Per me è la stessa cosa, quando ho sentito di questa possibilità, questa opportunità anche, questa opportunità con una mia carissima amica. Non l'ho voluta cogliere proprio immediatamente, perché proprio con entusiasmo, perché è davvero una novità. È una novità, magari anche un modo, no? Sai, magari non siamo più ventenni, voglio dire, sì. Anche se siamo giovanissime. Sì. Però sì. Ecco, è un modo anche per misurarsi, no? Con se stesse, voglio dire, e condividere questa avventura insieme dovrebbe essere fantastico. Noi ce lo auguriamo. Nella vita cosa fate? Raccontatemi, mamme, immagino, poi mamma? Allora, io lavoro in una clinica odontoiatrica qui a Pesaro, e faccio la coordinatrice e niente, per il resto cerco di godermi la vita dopo questo Covid, quindi il gioco, allegria, questa cosa, e niente, alla Miki. Vai Miki. Io sono mamma di due ragazzoni oramai, quindi uno di 26 e l'altro di 23, e sono diventata nonna da circa un anno, quindi
ho praticamente alla fine due nipotini, quindi sono moglie, mamma, nonna e sono felice della mia vita e quindi... Quindi non bisogna mai trascurarsi perché facciamo, sì. Noi donne abbiamo tantissimi ruoli, sì, quindi sì. Avendo tantissimi ruoli, no, dobbiamo sì, cercare sì. di mantenere alta la bandiera, per mantenerla sì. dobbiamo anche, come in questo caso, affidarci a degli ottimi professionisti. Allora, in due aggettivi, per te che cos'è l'amicizia? Cosa significa avere un'amica? Avere sostegno e confidare qualcosa che si può capire solo tra donne e anche quella, come posso dire, non collaborazione, complicità, ma magari, complicità. No? Complicità anche nell'affidarsi donne. All'altro, voglio dire. Sì, sì, e poi proprio la complicità tra donne. Diciamo, perché come... molte volte, spesso volentieri, si dice, no? Non c'è peggior nemico, no? Ecco, sì, di una sì. donna, tra donne. Sì, sì. E invece penso anch'io a questa cosa, sono pienamente d'accordo perché quando veramente c'è complicità tra due donne, si innesca una bomba, ragazzi, che sì. è proprio... Invece per te, raccontami. Devo dire che l'amicizia ha varie sfaccettature e ci sono varie amicizie nel corso della vita. Io volevo parlare della mia amica Micaela, giusto, perché oggi siamo qui per questo. Quindi raccontiamoci. È la mia migliore amica, quindi se mi chiedi cos'è l'amicizia con la Micaela, sì. Sì, complicità, come ha detto lei, raccontarsi delle cose, ma soprattutto capirsi, secondo me. Cioè noi ci capiamo indipendentemente dal fatto che una abbia fatto l'esperienza di una cosa. Certo. Cioè, c'è un sostegno mentale. Io la definirei così. Bellissimo. Sì. Allora, dopo questa parentesi, io lascio le due amiche nelle mani del primo outfit di abbigliamento e quindi di Miriana Boutique Emanuela. Magia, vi aspettiamo. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ecco, siamo arrivati al momento dell'ospite e questa sera con noi è Federico Mammarella. Grazie, benvenuto, assessore di Gradara. Un po', diciamo, il tuttofare dell'amministrazione. Giovane, rampante, ma tuttofare. Sembra il barone rampante venduta così. Grazie Francesca, e sì, è assessore al comune di Gradara, alle varie eventuali, possiamo dire, quindi quello che è turismo, collabora con il sindaco, con Filippo Gasperi, benché la mia... Che salutiamo, Filippo. Ciao Filo. Benché la mia delega ufficiale sia l'istruzione e le politiche giovanili. Però da lì poi si può spaziare in tanti altri ambiti e campi. Ecco, e stasera dove spaziamo? Stasera spaziamo visto che nel nostro programma L'Arte della Bellezza abbiamo toccato tanti temi, abbiamo toccato veramente anche tanti argomenti importanti anche con altre personalità istituzionali. E questa sera con te toccheremo un tema e comunque un evento che fate a Gradara legato all'amicizia, la festa dei... La festa dei popoli. Esatto, la festa dei popoli, ho avuto la fortuna e il privilegio di partecipare, quindi nel 2019, perché 2020 sappiamo che è stato tutto sospeso, bellissima perché, ecco perché ti ho voluto anche qua, perché è vista l'amicizia, no? In modo proprio veramente universale, io lo chiamo. Dove si incontrano tante culture, si incontrano tante realtà, usanze, voglio dire, no? E anche arti di varie parti del mondo. Ce ne vuoi spiegare? Certamente, l'idea di Popoli in Festa nacque a Gradara nel 2018 e sull'idea di unire i popoli, infatti l'evento era chiamato e sarà chiamato le prossime edizioni Popoli in Festa. L'idea era quella di rendere Gradara città dell'amore, quindi perfetta, e il luogo di incontro di diverse culture, di diverse nazionalità, di diversi stati che si incontravano a Gradara per conoscersi, quindi l'altrui che diventa amico perché lo conosco, il modo migliore per farlo qual è? Davanti a un piatto di pasta, come dice Feduzzi, il sindaco di Fermignano, l'altro comune che ha collaborato con noi all'interno, certo, di questo progetto.
Infatti l'idea di base dell'evento è stato quello di organizzare degli stand gastronomici all'interno di Piazza Rubini, dietro Palazzo Rubini e Vesin, nel borgo del centro storico, e dove i popoli invitati che hanno aderito hanno potuto portare e presentarsi tramite la loro cucina. Quindi avevamo lo stand marocchino con la cucina marocchina, lo stand albanese con la cucina albanese, lo stand romagnolo con la pedina romagnola, che giusto, non si può sbagliare. Mi sembra giusto. E per arrivare poi a che cosa? Per arrivare poi sul palco scenico vero e proprio, dove ci si sono musica, incontrati. Musica, canti, balli, proprio tipici e caratteristici delle varie nazionalità. Esatto. Sul palco abbiamo avuto lo spettacolo di cultura albanese, che tramite danze e coreografie hanno ripercorso la storia del popolo albanese. E il progetto di punta è stato però lo stage teatrale svolto a Gradara da un gruppo di 20 ragazzi, 10 italiani e 10 turchi, che sono venuti a Gradara, dove hanno soggiornato per una settimana facendo degli stage di teatro di improvvisazione, ovvero loro hanno voluto scegliere come tema la storia di Paolo e Francesca, ovviamente. Mi sembra ovvio. Si vince facile. Esatto. E hanno riproposto la loro versione della storia di Paolo e Francesca. Ragazzi che non parlavano la stessa lingua, perché certo, turchi e italiani non hanno utilizzato neanche l'inglese come lingua franca. Questa, io scusami se ti interrompo, la chiamo intercultura pura. Pura, purissima, sì. Esatto. Dove veramente c'è non solo il dialogo tra queste persone, ma c'è proprio uno scambio vero e proprio diretto. Esatto, diretto, esatto, sì. Esatto. Tant'è che questi ragazzi che si sono poi esibiti sul palco scenico a Gradara si sono rincontrati ad ottobre in Turchia, dove all'interno del festival del Kaleiçi Old Town Festival a Murat Pasha, la nostra città gemellata con Gradara, hanno riproposto lo stesso spettacolo, ma col colpo di scena finale, dove Paolo e Francesca non muoiono, dove Zangiotto non muore, ma riescono a risolvere la questione del tradimento e dell'amore, e ribaltando completamente la storia che ce l'ha tramandato Dante. E quindi è stata un'emozione per tutti questi ragazzini di 13, 14, 15 certo, anni, che si sono voluti bene nel giro di pochissimi giorni, tant'è che l'ultimo giorno era un gran pianto di tutti, certo, perché gli dispiaceva andare via, perché hanno convissuto interamente dalla mattina alla sera per portare a termine questo, certo, questo magnifico quindi progetto. Diciamo, sono nati anche diversi gemellaggi poi con queste nazioni. Certo, sono nati gemellaggi in queste nazioni, specialmente con Antalya, che appunto già conoscevamo, lì è stato proprio l'incipit finale per arrivare poi alla firma del patto di gemellaggio vero e proprio, e quindi abbiamo deciso di portare e continuare questo esperimento. L'esperimento aveva il patrocinio del Ministero degli Esteri, il patrocinio dell'Università di Urbino, il patrocinio dell'Anna Lindh Foundation, che è una associazione interculturale a livello mediterraneo che si occupa di relazioni tra Nord Africa e Sud dell'Europa, ed è stato un esperimento molto ben riuscito, molto ben fatto, e tant'è che l'obiettivo finale di questo evento qual è stato? La creazione di una carta dei sindaci delle buone pratiche, sottoscritta da 33 comuni in tutta Europa, comprese le altre città gemellate con Gradara, quindi Mungensturm in Germania, San Vicente in Istria, dove si scambiano queste buone pratiche di coabitazione, sì, con, sì, altre, sì, culture, quindi con il diverso. La multiculturalità è interessantissimo, è proprio vero, massimo. Quando si dice l'arte e la cultura salveranno il mondo, in un qualche modo l'abbiamo visto anche in questo periodo, insomma, no? Con il Covid, con questa pandemia, di come sì, hanno patito tantissimo, perché teatri chiusi, gli artisti, gli attori in generale, no? Quindi certo, cinema, arte, cultura, però ci hanno rallegrato in un modo, no? La creatività, e la creatività in questo caso è diventata concretezza, perché poi ecco, con dei progetti veramente validi di coesione, no? E anche di quando si parla di diversità, di immigrazione, tutte queste cose qui, ecco, lì non esiste. Diciamo che, no, in un qualche modo è un terreno franco, no? Voglio certo, dire, certo, certo, dove veramente le persone possono esprimersi e conoscersi e coltivare veramente delle amicizie sane e durature nel tempo. Corretto, corretto, attraverso corretto, l'arte. Guarda, io veramente sono felicissima che ci sei venuto a spiegare questa cosa, quindi mi raccomando, amici, seguite la pagina del Comune di Gradara, seguite Federico, perché Federico è veramente forte in gamba,
E non so, quando ci sarà questo festival? Adesso penso quest'anno. Quest'anno, no? Ovviamente no, speriamo di riportare in auge l'anno prossimo. Quindi ecco, non tutti, speriamo, lo riporteremo. Lo riporteremo sicuro, in auge, esatto. Sempre con la collaborazione di Francesca, perché Francesca partecipò attivamente al festival con la sfilata del Tricolore, possiamo chiamarla, perché sì. organizzò una sfilata in via Umberto I, la via principale del castello, dove i colori prevalenti erano 3+1, ovvero i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, e il blu del Unione Europea, tanto per dare un po' questa veste di ufficialità e comunque di questa, chiamiamola, maglia europea che andava ad abbracciare tutti e poi quanti. L'ultimo mi ricordo che la stilista era Tiziana Pacci, tra l'altro una mia ex insegnante di scuola fantastica, e aveva realizzato, poi erano tutti di carta, di un tessuto molto particolare di carta, e l'abito, quindi l'outfit, era della pace, era dedicato alla pace, perché veramente queste cose qui insegnano ai giovani e ai meno giovani che veramente può coesistere, no? Deve coesistere. Deve coesistere. E quindi veramente un bellissimo messaggio. Ti ringraziamo di essere stato qua, ma aspetta lì che non è finita, perché l'arte della bellezza è anche questo. Ecco, Federico, Assessur, la nostra spilletta dell'arte della bellezza. Grazie. Porta fortuna per tutti i tuoi progetti e per i progetti del Comune di Gradara. Grazie mille. E questo bellissimo omaggio floreale di Fiorista Latini di Pesaro. Grazie tutto mille. Per te. Grazie. Vedi quanti colori sono importanti, certamente. Anche nel tema dell'amicizia. Sempre. Grazie mille. Grazie mille, e Francesca. Alla grazie, alla prossima. Grazie. Mamma mia, che belle! Grazie. E ancora, solo con Boutique Emanuela, di Miriana. Miriana purtroppo non è potuta essere qua con noi, che sta lavorando, quindi con degli orari un po' impossibili, ma parlano i suoi abiti. E questi abiti, del resto, come potete notare, anche il mio questa sera, un bellissimo outfit, sono tutti della bottega di Brunella, certificati made in Italy, fibre naturali al 100%. Non tutti i negozi hanno, diciamo, anche questi tipi di tessuti così, quindi diciamo che Boutique Emanuela ha l'esclusiva per quanto riguarda Cattolica e la Romagna. Colorate, sì, siamo tutte quante estive. Adesso mi raccomando, perché vi lascio nelle mani del mitico, poveretto oggi perché ne ha due, Andrea Campisi. Andiamo? Sì, sì. Siete pronte voi? Tra non un po' vediamo l'ora. Tutti gli sviluppi. A dopo. Andiamo, ragazze. Vai. Ciao.
Ciao Michela! Ciao Andrea! Piacere di conoscerti. Piacere tutto mio. Benvenuta nel nostro programma. Grazie. E quindi mi piacerebbe sapere un po' dei tuoi capelli, qual è il tuo desiderio e cosa vorresti ottenere da questo cambio look. Allora Andrea, noi è la prima volta che ci vediamo, quindi volevo presentarti un po' i miei capelli. Io ho molti capelli e sono un po' crespi come capelli e quindi il taglio che ho in questo momento secondo me non mi valorizza né per la quantità di capelli e né il taglio né il colore. Certo. Quindi a me piacerebbe avere ovviamente una base, che la base non si tocca, scura, e un colore un po' più naturale, un taglio un po' più definito e una leggerezza, una morbidezza in più del capello. Bravissima, è proprio quello che comunque sia andrei a consigliarti. Hai detto prima le basi non si toccano, infatti partiremo proprio dalle due basi, dalle due fondamenta che sono proprio il tuo incarnato, il colore della pelle, la morfologia del viso, la struttura. Ecco, quindi sia a livello di colore andremo a creare un po' quelle basi di marroni glacé, quindi un qualcosa di molto sofisticato però naturale. Toglieremo l'effetto appunto della schiaritura e soprattutto attraverso sia il taglio che il colore andremo a creare, enfatizzando sia la forma del viso sia la struttura del capello, lasciandolo morbidissimo e con un colore luminosissimo. Quindi questo è proprio l'obiettivo che ci creiamo. Non vedo l'ora di mettermi in gioco. Benissimo, a dopo. Grazie. Ciao Michela. Ciao Andrea. Piacere di conoscerti. Un piacere anche per me. Dunque, adesso bisogna cambiare il nostro look, giusto? Sì. Quindi la domanda che ti faccio è questa. Qual è il tuo desiderio e cosa ti aspetti? Allora, io è la prima volta che vengo qui da te, quindi mi aspetto qualcosa di nuovo perché ho prima di tutto il problema che i capelli sono molto molto pesanti. Sono tanti. E quindi ho bisogno di qualcosa che mi alleggerisca anche come colore, perché per illuminare un po' il viso. E poi anche le striature, diciamo, del bianco, perché comunque sì, la base è la mia, però c'è molto bianco da coprire. Ci sono dei capelli diversamente colorati, sì, che sarebbero i bianchi. Sì, i bianchi, sì. Perfetto, perfetto. Allora, adesso faremo una consulenza d'immagine, studieremo un po' tutti i tuoi punti del viso, quindi i tuoi punti di forza, e li valorizzeremo attraverso un cambio look, dove alla fine andremo a dare luminosità al viso e a enfatizzare il taglio, rendendo il tuo capello bello anche da gestire a casa, ok? Sì. L'angolo dedicato all'arte questa sera parla di scultura, legato al tema dell'amicizia, con Sauro Tonucci. Ciao Sauro, benvenuto. Che piacere, grazie. Allora, anzi, bentornato, perché ci siamo visti nella scorsa puntata, no? Nelle scorse puntate con Gabriele Polverari. Allora, tema l'amicizia, Sauro, da artista, da creativo ed artigiano, io direi, per ciò che realizzi tu. Che cos'è per te l'amicizia e quanto è importante l'amicizia? L'amicizia è un rapporto profondo che io ho vissuto fin da piccolo, perché ero in un periodo che vivevo, sono cresciuto tra i contadini, tra gente di grandi valori, dove l'amicizia e il raccoglimento fra persone e l'unione, l'aiutarsi a vicenda era molto molto importante, era fondamentale, per cui sono cresciuto con quei valori e oggi ce li ho dentro e li approfondisco sempre di più anche nei miei lavori che faccio. L'uomo è sempre al centro delle mie cose e per cui l'amicizia viene da sé, insomma, ecco, ed è importante. Ed è importantissimo, sì. È vero. E sai, alle volte si dice che tra artisti, no, esiste la gelosia, l'invidia, certo. No? E si fanno tante cose. Noi siamo comunque un po' la dimostrazione, no? Che questo comunque non esiste.
Quindi c'è veramente un sentimento di amicizia, di stima reciproca e di rispetto. Certamente. E le tue opere, allora, questa sera sono, come potete vedere, sono delle opere bellissime, perché spiegaci intanto il materiale e poi io spiegherò perché le ho scelte. Dunque, il materiale, innanzitutto, io da piccolo giocavo tranquillamente, non è che sono partito da piccolo a creare, a fare, assolutamente no, ero spensierato. Dopodiché vedevo mio nonno, mio babbo che costruivano i giocattoli. Ma per dai. Noi quella volta si usava così, se sì? volevi giocare. Sì. Legno, quindi? Con legno, sì, col materia ferro. Prima. Tutto a mano, sì, tutto a mano. E allora io guardavo, vedevo e quindi imparavo a utilizzare il materiale di scarto per costruire delle cose particolari. Ingegnose. Molto, molto, molto ingegnose. E per cui questa passione l'ho portata avanti. Dopodiché ho fatto una scuola professionale dove ho imparato la lavorazione dei metalli e dopodiché sono partito con il ferro. Il ferro è la passione mia, dove mi dà la forza, perché il ferro... Ferro filo conduttore, perché sì. Voglio dirti, no? È un conduttore di energia e quindi chi meglio anche, no? Nel tema dell'amicizia si sta tantissimo, perché voglio dirti, no? È l'energia di avere comunque un amico di fiducia, no? Un amico su cui puoi contare. Certo. E in queste opere ci sono degli abbracci, dei corpi che si intrecciano, voglio dirti, no? Si prendono per mano, si incrociano. Quindi è proprio un incontro, no? Sì. tra due entità, mettiamolo così. Sì, 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 perché il ferro a me mi dà forza, che mi sostiene, perché il ferro è robusto. Certo. Però nello stesso tempo riesco a dargli la vita, a modellarlo e ritorna in situazioni nuove, insomma. Il ferro che dovrebbe essere buttato, scartato, rinasce in altre situazioni e quindi viene rivalutato con piccole, semplici opere d'arte con dei significati molto particolari. Diverse mostre, diverse exhibition, mettiamola sì, così. Sì, 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 ne faccio tante. Insomma, esatto. Tante. Lui è di Fano, quindi è un artista, diciamo, non di Pesaro, ma sei un artista nostrano. Sì, sì. Ok, sì. Un artista marchigiano. E... Faccio parte a Pesaro dell'Arte Solidale, partecipo alla Gavardiana, insomma, diverse sono collegate. Diverse realtà del territorio, certo, certo. E guarda, hai dato un bellissimo contributo anche oggi, noi per questo ti ringraziamo. Sono sicuramente convinta che anche i nostri amici che ci stanno ascoltando da casa, molto curiosi e attenti a questo tipo di fare arte, questo modo di fare arte, ok? Grazie mille, ben ritrovato e a tanti futuri progetti. Grazie a te. E grazie a voi tutti. A dopo. Avrò cura di te, dove le pene dei tradimenti scombinavano i tormenti delle nuvole e i voli marini delle lacrime si incuneavano nell'opacità delle fotografie. Ricordando esistenza, ricostruiremo nelle reminiscenze del tempo l'indissolubile amicizia come musicalità da ricamare. Udite, udite, udite! È lui e la sua arma, Andrea Campisi. Cosa ci combinerà veramente con queste due amiche? Non lo so. Ma guardate cosa ha combinato su di me. Sì, perché l'estro creativo è proprio il suo. A dopo! Adesso andiamo a creare una forma di taglio che verrà dopo personalizzata e valorizzata col colore. Prima di parlare di colore, però, andiamo proprio a creare una forma dove andremo a togliere l'effetto pesante della lunghezza e andiamo a dare maggiormente più volume scostando la parte piatta, quindi creando dei ciuffi che danno movimento anche intorno al volto. Quindi ecco, l'obiettivo del taglio è quello di andare ad addolcire i lineamenti frontali con dei volumi molto naturali.
Dunque, su Micaela invece andremo con il taglio a scoprire un po' il volto, quindi ad alzare un po' quelli che sono i volumi intorno agli occhi e a rendere un capello un po' più leggero, per poi enfatizzare la parte frontale con un colore molto luminoso, però naturale. Oggi per le nostre modelle utilizzeremo un color touch, ovvero sia un riflesso pieno di pigmenti, che è una colorazione demipermanente senza ammoniaca, per un colore che non impegna la ricrescita e ha una formula molto delicata con derivati di lipidi e cheratina, quindi lascia il capello molto morbido e luminoso. Ecco il momento tanto atteso per le nostre amiche da casa con Isagai, Centro Estetico Dimagrimento di Pesaro, con Polly. Buonasera a tutti, ciao. Bentornata Polly. Grazie. Allora, Isagai, oggi manca la titolare, sì. Salutiamo Carla, ciao Carla, per motivi di lavoro non è con noi. Sostituita benissimo da questo team fantastico e meraviglioso, e soprattutto oggi con la nostra Polly. Allora, tema l'amicizia. Sì. Molto importante. Lo so. Specialmente in questo periodo, no? Che stiamo vivendo. E il team Isagai, e quindi il centro estetico, che consulenza oggi, che pillola di amicizia allora, e di consulenza. Allora, volevo parlare di un trattamento nuovo, diciamo, dei prodotti nuovi. E siamo andate al corso poco fa, è stato un corso veramente bello, ci siamo legate un sacco tra di noi, quindi già siamo legate, però proprio il senso dell'amicizia, certo. Si è proprio... Sì, sì, lavoro... Sì. Piacere, lavoro, tanto, ecco. tanto. E questo brand si chiama Uplifting e si occupa sia di viso che di corpo. E la cosa bellissima è che prima di andare a trattare la nostra cliente andiamo a fare un detossinaggio, ok? Quindi utilizziamo delle alghe, in questo caso, che sono molto pregiate tra le alghe migliori che ci sono in commercio. E la particolarità delle alghe... Scusa, sì. Ma per far capire anche meglio, sì. A casa, si spalma, cioè cos'è una crema? Allora, sì, diciamo sono 5 trattamenti. Abbiamo primo che è uno scrub e poi dopo vanno fatti 4 trattamenti con l'utilizzo delle alghe. Quindi sì, c'è un prodotto che va messo sul corpo e proprio le alghe nei punti... Che ci servono appunto per andare a drenare, quindi andare a detossinare. Sono più critici, sì, critici, sì, sì, esatto, ecco. Esatto. Quindi caviglia, cavo popliteo, interno coscia, i soliti, insomma, del drenaggio molto famosi. Che ecco. Noi donne siamo fissate, benissimo. Li conosciamo molto bene. Certo. E la cosa importante dell'alga è che è uno appunto dei migliori prodotti naturali per un discorso detox, perché ha delle ventose praticamente l'alga di per sé che vanno proprio a trattenere, vanno a richiamare le tossine. Tant'è che vanno tenute in posa. Vanno ad inglobarle, sì, no? Sì, sì, voglio sì. Dire, ecco. E in posa quindi massimo 20 minuti addirittura, perché sennò le vanno a rilasciare, quindi bisogna stare molto attenti con i tempi di posa. Ho capito, ho capito. Mm-mm. No, interessante, particolare, no, questo è molto, trattamento. Molto. Quindi mi raccomando, donne, tutte da Polly. Da Isagai, se volete da Isagai. Certo. Perfetto. Invece sono sicurissima che sono talmente curiose che vogliono sapere invece cosa avete realizzato oggi. Sulle nostre due amiche, Micaela e Michela. Sì, allora diciamo che abbiamo ripreso molti colori che sono stati utilizzati sia per il discorso capelli che per il discorso abiti, quindi andiamo a cercare di far sposare i colori che sono stati presi. Esatto, ecco. Sì, sì, sì. Perché poi è tutto un complemento, no? Abito, esatto, trucco, sì, non possiamo andare a mettere sì, un colore con certo, un altro. Come facciamo dove non c'entra sempre. Niente. Esatto, assolutamente. Come fanno i veri professionisti, ecco. Esatto, sì, sì, sì. Quindi andiamo a utilizzare dei colori belli caldi per intensificare proprio lo sguardo e l'incarnato comunque delle ragazze. Ok, quindi valorizzando proprio sì. Questi punti di forza. Sì. Guarda, io non lo so cosa verrà fuori perché poi oggi siamo al bis, siamo sì. Giù. Sì, sì, oggi. Molto curiosi e niente, attendiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Va bene. Grazie mille. A voi.
amici, seguitemi. Allora, penultima puntata, ma wow, chi vincerà il weekend per due persone messo in palio da Attual Viaggi? Quindi solo una donna avrà la possibilità di vincere questo meraviglioso weekend. Una giuria di qualità e di varietà decreterà il look più bello, grazie ad Attual Viaggi. Franci, ti sto per passare un qualcosa di unico e magico, guarda un po'. Ma è sempre lui, benissimo, grazie. Questo è la breccia è sempre della cantina viticoltori famiglia Merizzi, Monte Capone di Iesi. E perché ha in abbinamento questo vino al tema dell'amicizia, dell'arte della bellezza? Perché è un vino fresco, frizzante e si abbina sia con carne che con pesce, quindi mi raccomando. E poi cosa abbiamo? Abbiamo anche il nostro amico olio. In comune hanno quindi la natura, perché provengono dalla natura e soprattutto perché sono di coltivazioni biologiche, 100% garantito. Allora, mentre Micaela e Michela sicuramente avranno già fatto parte del loro cambio look, chi abbiamo qua? La nostra Sofia Mise Moi, Sofia Abbigliamento. Ciao Francesca. Allora, Niki, bene bene, tema amicizia oggi. Cosa ci hai portato? Allora, visto il tema amicizia, vista l'amicizia che unisce queste due nostre modelle, abbiamo pensato a un look molto simile, però dai colori opposti. Quindi abbiamo una base in comune, scintillante, diciamo così, con la paillette, che è sempre un evergreen che va sempre, in tutte le stagioni, però di colori diversi, quindi avremo un'unione anche nell'outfit, come è la loro unione nella vita. Bene, quindi da sera, da giorno, da cocktail? Questo è prevalentemente da sera come abbigliamento, da sera. Come look. Come visto il periodo, siamo a settembre, certo, voglio dirti, certo, quindi. Per le nostre serate anche un pochino più freschine. E quindi abbiamo questo look sempre molto scintillante, però giocato su i due colori opposti. Bicolor, sì. Mettiamola così. Sì, diciamo così. Ok, adesso andiamo a vederle, Certo. Allora, Sofia Abbigliamento Ipercop Pesaro per l'arte della bellezza. Micaela e Michela, a voi!
là, le nostre bellissime donne protagoniste di oggi, Micaela e Michela. Wow, che effetto, veramente, veramente meravigliose. Allora, questa bella esperienza, ok? Perché mi avete detto che è fantastica tutto quanto. Sì. Oggi, in un momento così particolare, cosa vi la sta lasciando? Michi, vuoi parlare tu? Prima di tutto un bellissimo ricordo, perché tutto il team, tutto lo staff è stato meraviglioso. Vi abbiamo coccolato, eh? Sì, tutto e per sì, tutto. Sì, sì. No, sono meravigliosi i nostri professionisti, grazie sì, per averlo citato. Tutti sì. Poi simpatici, mi sono divertita. Ti davvero. Sei divertita? Sì, e poi avevo mia figlia al trucco, quindi è stato emozionante. Sì, sì. Una marcia in più. Sì. Facciamo parlare l'amica. Sì, io volevo dire, oltre a quello che ha già detto la Micaela, che è stata un'esperienza unica con la mia migliore amica, quindi consiglio a tutti questa esperienza. E poi ovviamente notate il look nuovo, fantastico, oltre ai vestiti, veramente. Sì, sì, sì. No, perché è un molto cambio look veramente straordinario, sì, molto, quindi molto. Veramente cambiate sì. Fuori, ma io penso d'ora in poi anche dentro, eh? Sì. Sicuramente, ci una marcia vuole, in più. Ci vuole, esatto. In questo periodo qui, questa botta di vita, veramente entusiasmante, non mi aspettavo un cambio di look così stravolgente, bellissimo. Sono... Avete visto, amici? Grazie. A tutte le età, grazie a voi. Grazie. E adesso invece diamo e lasciamo la parola al mio amico Andrea. Ecco, quindi parlando proprio a livello tecnico, abbiamo cercato di creare dei look, anche se sono due amiche simpaticissime che si conoscono, abbiamo cercato di proprio creare dei dettagli che le contraddistinguono in tutto e per tutto. Come nella loro amicizia, anche i loro capelli parlano di loro. E quindi abbiamo creato su Michela delle sfumature nocciola sabbiate con la tecnica del balayage, e quindi tutte le sfumature si intrecciano creando una naturalezza estrema, mentre su Micaela abbiamo cercato di caratterizzare il suo sottotono di pelle valorizzando anche gli occhi con un colore che è un brown un po' più ramato, quindi un qualcosa di più caldo, sofisticato, ma al contempo stesso naturale. Wow, bravissimo. Ma aspettate che non è finita, eh? Un attimo. Oh, Allora, dei bellissimi fiori, grazie. Da parte dell'arte della bellezza, ma di fiorista latina. E questo è per te. Grazie a te. Grazie mille. In onore proprio di questo cambio look, veramente straordinario. Il botto. Esatto. Ma no, aspetta, non è finita qui. Aspetta. Allora, due buoni pizza. Allora, Bigos pizza, quindi mangerete insieme in onore di questa giornata, ma andrete a prendere la pizza da Bigos. Grazie. Nona puntata. Non c'è il 9 senza il 10. Quindi vi aspettiamo alla prossima puntata, tema sogni. E quindi sogneremo. E quindi sogneremo insieme. Quindi seguiteci anche alla pagina Facebook L'Arte della Bellezza. Ma a proposito di arte della bellezza, qual è il nostro motto? Oddio, non me lo ricordo più. Vai. E quindi non c'è arte laddove non c'è stile. Non dove siamo, ma dove saremmo stati, che ci legherà all'attrazione di mai infedeli incontri, antico connubio, infinite percezioni di disegnati futuri e giorni di amicizie volutamente svelati per riappropriarsi di spirituali complicità. Cultori millenari che tempo non sconvolse, veglierete con discrezione su vergini, fuggenti enigmi